Ecco, siamo arrivati. La piazza del Teatro dell'Opera di Roma. È maggio, ma stasera il cielo è coperto ed è un po' fresco. Come a Berlino. Anche Berlino ha una piazza con il Teatro dell'Opera. Oggi ha un altro nome, ma al tempo della nostra storia si chiamava Opernplatz, quasi come in italiano. Il 10 maggio del 1933 era una notte come questa. Umida, ma senza pioggia. Non poteva certo piovere. Con la pioggia non sarebbero riusciti a farlo. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse frei gemacht. Der kommende deutsche Mensch. Dazu wollen wir euch erziehen, jung schon den Mut zu haben, dem Leben in die erbarmungslosen Augen hineinzuschauen. Die Furcht vor dem Tode zu verlernen, um vor dem Tode wieder Ehrfurcht zu bekommen. Das ist die Aufgabe dieses jungen Geschlechts. Und deshalb tu dir gut daran, um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. Eine Handlung, die vor aller Welt dokumentieren soll. Hier sind die geistige Grundlage der Novemberrepublik zu Boden. Aber aus diesen Trümmern wird sich siegreich erheben der König eines neuen Geistes. Goebbels è arrivato a mezzanotte in punto per pronunciare il suo discorso, mentre si consuma il più grande e famigerato rogo di libri voluto dalla Germania nazista. Nella piazza di Berlino vengono dati alle fiamme migliaia di volumi. Le grida degli studenti salgono da tutte le parti. Esaltate, rabbiose, sprezzanti. Studenti, sì. Giovani studenti nazisti che hanno rastrellato biblioteche pubbliche e private, ammassando sui camion i libri da bruciare. E con loro ci sono i professori e i rettori delle università, perché i roghi sono stati orchestrati in tante città universitarie. Lo abbiamo appena sentito. È un atto fortemente simbolico e Goebbels ha parlato di rivoluzione tedesca. Che cosa sta succedendo in Germania? Quando si arriva al rogo dei libri, la Germania ha alle spalle 12 anni di faticosissima vita democratica. La Repubblica di Weimar non ha mai avuto vita facile, sia per ragioni internazionali che per ragioni interne, soprattutto a partire dalla grande crisi della fine degli anni venti, quando si può dire l'economia tedesca è in ginocchio. Il primo aprile 1920 era stato costituito il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. Un partito con una sua divisa, con simboli propri e squadre d'azione, denominate reparti d'assalto. La nuova bandiera del nostro giovane partito appare per la prima volta. Non dimentichiamo, per capire anche il consenso nei confronti di un movimento illusionista come era il Movimento Nazionalsocialista, che all'apice della crisi un tedesco su due era disoccupato. E questa è una grande lezione per tutte le democrazie. Se non si argina la disoccupazione, la frattura del tessuto sociale può essere assolutamente fatale per la tenuta
parte anche del tessuto politico. Non è colpa vostra se vi hanno sconfitto in guerra e da allora avete tanto sofferto. È colpa del tradimento perpetrato ai vostri danni nel 18. Siete stati troppo onesti e troppo pazienti. Si risvegli la Germania. Ritrovi la propria forza. Riprenda nel mondo il posto che le compete. E per cominciare, ripuliamo Berlino dalla vecchia banda di malfattori che governano il paese. Con l'aumento della disoccupazione, aumenta il numero delle reclute dei reparti di assalto naziste. Il nazismo allargava sempre più la sua influenza sulle masse. La propaganda si faceva sempre più intensa e ossessiva. Ogni mezzo era adatto allo scopo, anche ai funerali. La camicia bruna Horst Wessel era stato ucciso durante una rissa. Il partito volle fare di lui un martire politico, celebrandone i funerali nella maniera più fastosa. Fu la prima grande mistificazione, voluta da Joseph Goebbels, Gauleiter di Berlino. Con quali idee il nazismo cercava consensi? Unione di tutti i tedeschi nella grande Germania per fondare una nuova civiltà. Abolizione dei trattati di pace, delle limitazioni degli armamenti, per riaffermare il diritto della Germania ad essere la più grande potenza europea. A chi si rivolgeva il nazismo? Ai ceti colpiti dalla crisi economica, promettendo sicurezza e un ordine nuovo. Ai nazionalisti che sognavano una nuova potente Germania. Ai militari ancora pieni di rancore per la sconfitta. Ai nemici della democrazia. Ma l'obiettivo principale del partito erano le nuove generazioni. I giovani erano smarriti e delusi. Su di loro la demagogia nazista ebbe buon gioco. Nelle elezioni del luglio per il nuovo Parlamento, i nazisti ottenevano 230 seggi, diventando così il partito più potente della Germania. Hitler, forte del proprio successo elettorale, bussava alle porte della cancelleria. Attendeva di essere nominato cancelliere. Il 30 gennaio 1933 Hitler è nominato cancelliere. Per molti tedeschi probabilmente si trattava soltanto della soluzione di una delle tante crisi politiche. Abituati alla instabilità dei governi, credevano che con la nomina di Hitler si sarebbe avuto un governo solido. Era la fine della giovane Repubblica tedesca. Goebbels, la democrazia ha tirato le cuoia, ora possiamo realizzare i nostri programmi. L'incontro più atteso da Hitler fu quello con l'esercito. Un appuntamento al quale si preparava da anni. Gli ufficiali in uniforme da cerimonia rendono il saluto al soldato di prima classe. Hindenburg offre al cancelliere l'onore della parata. Nella notte del 27 febbraio, pochi giorni prima delle elezioni, tre uomini di Göring penetrarono nell'aula del Parlamento, spargendo materiali incendiari. La sede del Parlamento fu distrutta completamente. All'indomani, un gran numero di antinazisti furono arrestati. Il colpo aveva ottenuto gli effetti previsti sull'opinione pubblica. Con l'incendio del Reichstag, Hitler aveva mirato a porre in stato d'accusa il Partito Comunista e a procurarsi il pretesto per l'assunzione dei pieni poteri. Il 28 febbraio erano stati sospesi i diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla Costituzione Repubblicana. Il Partito Comunista era stato dichiarato fuori legge. Ed erano stati colpiti con provvedimenti di polizia anche i socialisti. La loro stampa aveva dovuto sospendere le pubblicazioni proprio durante la campagna elettorale. Esponenti socialisti e comunisti erano stati arrestati. La consultazione elettorale diede ai nazisti, insieme al Partito Popolare Tedesco, quasi la metà dei seggi del Parlamento. Il 23 marzo, in una sede provvisoria, si teneva la prima seduta del Reichstag. Sarebbe stata anche l'unica della legislatura.
Hitler cercava, attraverso l'approvazione di una legge delega, di dare un'apparenza democratica alla sua dittatura. Era una legge con la quale il governo poteva emanare provvedimenti senza sottoporli all'esame del Parlamento. Subito dopo, Hitler chiamò il popolo tedesco ad un referendum. Il plebiscito è un'arma cara a tutti i dittatori. Al popolo tedesco restava solo la possibilità di dire ja, soltanto ja. Nel manifesto c'è scritto: un solo capo, un solo sì. È una sera tranquilla questa, ma a Berlino no. Non c'è niente di tranquillo nelle 40.000 persone che hanno invaso la Opernplatz il 10 maggio 1933. Eppure non tutti sono qui per lo stesso scopo. Alcuni non fanno parte delle associazioni studentesche che hanno organizzato i roghi in tutta la Germania. Non sono accesi sostenitori del partito nazista. Questa donna, ad esempio, io non so se sia davvero lei, ma potrebbe essere Elfriede Brüning, una giovane giornalista antinazista, comunista, che quella sera era lì, in piazza. Ce lo dice lei stessa. Ero andata anch'io sull'Opernplatz di Berlino, non certo con l'entusiasmo dei tanti curiosi intorno a me, venuti per assistere all'orrendo spettacolo. Una gigantesca croce uncinata decorava la tribuna su cui si susseguivano giovanotti, studenti, tutti in uniforme delle SA. Ad un tratto i ragazzotti si fecero da parte per far posto a un ometto esile, Joseph Goebbels, il ministro della propaganda in persona. Era lui adesso a strillare sulla folla, con la voce che minacciava di rovesciarsi in falsetto. Mi sentivo persa in quel bailamme, come se un'ondata mi stesse sommergendo. Le fiamme del rogo salivano sempre più alte. Larghi fasci di scintille serpeggiavano su per il cielo. Dense nubi di fumo coprivano la piazza, avvolgendomi e togliendomi il respiro. Che ci facevo là in mezzo? Mi chiedevo disperata. Perché stavo lì? Eppure sapevo che dovevo restare. Ero andata per un motivo preciso. Speravo che anche altri dei nostri fossero venuti per essere testimoni di questo oltraggio alla cultura. Noi facevamo parte della Lega degli scrittori proletari rivoluzionari, cui appartenevano autori già celebri come Johannes Becker, Anna Segers, Bertolt Brecht e Ludwig Reyn. La Lega era stata vietata subito dopo l'avvento al potere di Hitler. Tanti di noi erano già stati arrestati. Da allora avevamo perso i contatti. Ci sentivamo orfani, lasciati ognuno a se stesso. Non conoscevo gli indirizzi dei miei amici, come rintracciarli. Il rito si avvicinava alla conclusione. Sentì una pressione sul braccio. Hans, ci sono anche gli altri, mi sussurrò. Non li hai visti? Seguendo i suoi sguardi li scoprii anch'io. Come attratti da un magnete, erano tutti venuti per lo stesso motivo. Ritrovarsi in questo orribile momento. Perché tutti noi, che avevamo pubblicato poco e perciò non apparivamo pericolosi agli occhi dei nazisti, eravamo decisi a restare in Germania per continuare a scrivere. Col senno del poi, mi sembra che la sciagura inimmaginabile che il Reich millenario avrebbe portato con sé ebbe il suo inizio quel 10 maggio 1933. Come mai proprio gli studenti e i professori universitari si macchiano di quello che a noi oggi sembra un crimine intollerabile contro la libertà di espressione e la cultura? Quando il Partito Nazionalsocialista incomincia a prendere piede nel potere, già allora comincia, si può dire, la sperimentazione del potere nazista. E questa sperimentazione si rivolge in primo luogo contro tutta la cultura di Weimar, una cultura, dobbiamo ricordare, che all'epoca nell'Europa degli anni venti ha rappresentato le punte più avanzate del sapere,
però sottolineiamo anche una cultura non accademica. Alla svolta degli anni 20, la prosperità sembra tornata a Berlino. Il marco è stato solidificato. C'è un primo boom industriale. Le apparenze sono quelle della salute e della felicità ritrovate. Il Kurfürstendamm è divenuto nuovamente un centro della Café Society internazionale. Il nuovo clima è favorevole anche a un rinascimento della cultura tedesca. Anzi, in molti campi l'intelligenza di Weimar è all'avanguardia della cultura europea. Da Einstein a Thomas Mann, da Brecht a Gross, la scienza, la letteratura, il cinema, la musica, il teatro, le arti figurative conoscono una fioritura eccezionale articolata in tutti i campi. Si può ben parlare di un miracolo intellettuale. La concentrazione dei talenti a Berlino è straordinaria. È questa senz'altro la città più geniale e più creativa d'Europa. Ma le ombre non sono dileguate. Il presentimento di tempi sinistri balena nei disegni amari e grotteschi di Gross. Und ich weiß, so wie ihr in stolzer Ergebenheit diesem Deutschland Dienst tut, wird heute Deutschland. L'Accademia non è stata una roccaforte della democrazia in Germania, l'Accademia è stata dalla parte della conservazione e del nazionalismo. È una cultura erede della cultura dell'impero, erede della reazione patriottica alla sconfitta del 19, e in tutte le sedi universitarie vi è molta difficoltà a reclutare docenti giovani che fuoriescono da questo tipo di formazione culturale, e si afferma invece in maniera molto forte la cultura accademica che tradizionale, che rischia di fare da copertura alle formazioni giovanili nazionaliste e poi francamente nazionalsocialiste. Questo spiega perché l'università tedesca non solo non è un baluardo della democrazia, ma in un certo senso agevola la presa del potere e soprattutto la fase di formazione, di trapasso dello Stato totalitario in Germania. Im Schützengraben und nicht im Trommelfeuer der Granaten und sind trotzdem Soldaten mit unseren Hämmern, Hexenhofen, Hacken, Wurden. Wir sind des Reiches junge Mannschaft. Wie ein Freilander. Due mesi dopo il rogo della Opernplatz, a Berlino viene chiuso per sempre il Bauhaus, la grande scuola di architettura, di arte e design, punto di riferimento di tutti i movimenti d'avanguardia. La campagna denigratoria contro lo spirito non tedesco culmina con la mostra itinerante dell'Entartete Kunst, l'arte degenerata, che nel 1937 passa anche per Berlino, in cui sono esposte le opere d'arte moderna censurate dal nazismo, quelle dei dadaisti, cubisti, futuristi o di quei malati espressionisti, come dice Hitler. Proprio nel 1937 nasce una donna che ha un posto importante nella nostra storia e che è venuto il momento di incontrare. Vivrà a Berlino fino al 1948 e molto più tardi, nei suoi libri, racconterà cosa ha visto succedere nella capitale del Reich in quegli anni cruciali. I suoi ricordi non saranno mai come quelli di tutti gli altri. Nell'autunno del 44, ad esempio, è solo una bambina tedesca di 7 anni, che vive col fratellino Peter in una Berlino assediata, in gran parte distrutta dai bombardamenti, annerita dal fumo degli incendi. Io credo che ognuno di noi conservi un ricordo particolare.
non so, il primo giorno di scuola, un bel Natale vissuto con, in famiglia, oppure il giorno delle nozze. Il mio ricordo più forte risale al 1944. È il ricordo di una gita assurda, pericolosa anche. Mi trovavo in un autobus scalcinato, all'epoca si chiamavano omnibus. Eravamo seduti dentro, una quindicina di bambine, io con mio fratello accanto. Mio fratello era piccolino e la destinazione non era un bel prato, non era una bella festa, era il bunker di Adolf Hitler, del Führer del Terzo Reich. Questo omnibus camminava e le case bruciavano a destra e a sinistra, tanto più che il bus doveva infilarsi sulle rotaie del tram che scorrevano nel mezzo tra due corsie per andare sempre al bunker. E io, guardando fuori da questa finestra, e vedevo le strade sconvolte. E sapete, c'erano talmente tanti cadaveri a Berlino che con questo bus, guardando fuori, erano ammucchiati sui marciapiedi e qualche cavallo appena morto che la gente veramente correva lì e tagliava, perché c'era una tale fame che solo chi ha vissuto la fame, quella nera, se la può immaginare. Arrivammo su un piazzale, c'era un portale di cemento, si scendeva e mi sentii subito soffocare, perché c'era un'aria umida, calda. C'era un odore terribile, perché anche nel bunker del Führer le tubazioni non funzionavano più, i gabinetti erano intasati. Io mi sentii come in una gigantesca bara. Tutto era stretto, tutto era angusto. Io pensavo, adesso ci danno da mangiare, perché era l'unico motivo per il quale io volevo alla fin fine andare in quel bunker, in questa gita assurda. Siccome Adolf Hitler all'epoca, nel 44, viveva già in un mondo tutto suo e non voleva sapere che la Germania moriva di fame, che la guerra era perduta e che c'erano bambini pallidi e magri come noi. E così ci hanno messo sotto una lampada al quarzo per darci un po' di colore. Questo era così un po' teatrale anche l'assurdità del Terzo Reich. Questa era un'operazione pura assurda. Si doveva forse fare delle fotografie, anche delle riprese per la Wochenschau, cioè per il cinegiornale, per dimostrare che il Führer amava ancora i bambini berlinesi. Invece era solo propaganda. E poi venne il grande momento, che arrivò il Führer del Terzo Reich. Io me lo sono immaginato grande, bello, biondo, occhi azzurri. Invece venne dentro una persona curva, che camminava come veramente neanche un vecchietto, un uomo molto molto vecchio. Mi diede la mano, mi chiese qualcosa del genere: intanto come ti chiami? E io: Helga. E lui: ti piace stare nel bunker? Io: ja. E invece io già odiavo questo bunker, dove stavo malissimo. Ci augurò buona fortuna, noi tutti, Heil Hitler. E lui se ne andò. Berlino è una città che brucia e dove molte cose in appena 12 anni sono state bruciate. Sembra che il fuoco faccia parte di un suo destino. La piccola Helga non è ancora nata quando nel 1933 a Berlino e in tutta la Germania vengono dati alle fiamme migliaia di libri. È curioso, sapete? Sono andato a controllare nei diari di Goebbels. L'11 maggio scrive solo una frase. In tarda serata discorso alla Opernplatz.
di fronte alla montagna di libri sporchi e disgustosi incendiati dagli studenti. Sono in ottima forma. Ho cercato ancora in riviste e giornali d'epoca, ma stranamente la notizia è data senza risalto, in quinta, sesta pagina. Allora ho provato con quelli stranieri. Letton, il 12 maggio, scrive: «Una delegazione di studenti sfilò, preceduta dalla musica delle squadre d'assalto. I pompieri cosparsero di petrolio la pira e vi appiccarono il fuoco. I camion portarono allora i libri e gli studenti formarono una catena per gettarli nelle fiamme. L'Illustration pubblica le sentenze urlate dagli araldi, i famosi incantesimi del fuoco, mentre lanciano nel rogo i libri degli autori condannati. Gegen volksfremden Journalismus demokratisch jüdischer Prägung. Für verantwortungsbewusste Mitarbeit am Werk des nationalen Aufbaus. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Theodor Wolff und des Georg Bernhard gegen literarischen Verrat an Soldaten des Weltkrieges, für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque. Il rogo dei libri è il momento in cui vengono in un certo senso esplicitate con le famose parole d'ordine, viene esplicitata la sintesi delle accuse che vengono rivolte nei confronti della cultura democratica. Uno degli aspetti principali è sicuramente la condanna della letteratura e in genere dell'arte antimilitarista. Il nome di Remarque è un nome molto noto nella campagna nazionalsocialista, perché sin dal 1930 era stato praticato il sabotaggio della sua opera e della traduzione cinematografica della sua opera quando Goebbels organizzò il blocco dei cinematografi in cui si doveva proiettare la traduzione filmica di All'Ovest Nulla di Nuovo. Oh signore, perché ci hanno costretto a questo? Noi due volevamo solo vivere. Perché ci hanno spinti l'uno contro l'altro? Se buttassimo via questi fucili e queste uniformi, potresti essere mio fratello come Kat e Alberto. Devi perdonarmi, camerata. Quelli che il nazismo propone sono basati anzitutto sui valori del militarismo. Questo è un punto molto importante perché come dire, è un punto programmatico che in un certo senso prefigura quella che sarà la militarizzazione della società tedesca e la trasformazione di tutto il senso della collettività sulla base di uno spirito militare. Tutta una serie di manifestazioni, tutta una serie di iniziative, dall'organizzazione sindacale all'organizzazione della gioventù, all'organizzazione delle ragazze, via di seguito, cioè a quello che chiamiamo l'organizzazione del consenso di massa in una società totalitaria, viene informato in maniera sostanziale a un punto di vista militare. Il caso della Riefenstahl è interessante perché la sua grande funzione per quanto riguarda l'arte della propaganda nel sistema nazista fu quella di offrire l'immagine visiva del disciplinamento della società tedesca. Le immagini che lei offre sono sempre immagini squadrate, immagini di movimenti collettivi.
movimenti collettivi molto ordinati, molto disciplinati. Non c'è mai nel Riefenstahl, in questa fase, guizzo di fantasia. Lei è una grande disciplinatrice, perché quello che il nazismo vuole inculcare nel popolo tedesco è lo spirito di disciplina collettiva. È vero tutto questo? Lei ha vissuto, ha subito questa volontà di disciplinare un intero popolo? Io mi ricordo che ero una bambina molto curiosa, allora chiedeva: ma perché bruciano le case? Ma perché non abbiamo da mangiare? Ma perché bombardano sempre? E la risposta ricorrente era sempre questa: tu non devi domandare, tu non devi pensare, tu devi sapere. E cosa dovevo sapere? Dovevo sapere l'opinione, l'idea, il giudizio precotto, preconfezionato per noi dal dottor Joseph Goebbels con il suo enorme ministero della propaganda e dell'indottrinamento del popolo tedesco, perché si chiamava anche il ministero della Volksaufklärung. Cioè, io ti chiarisco le idee come dico io e come vuole Adolf Hitler. Quindi per questo io ho questa impressione che anch'io come bambina, come tanti bambini, siamo stati censurati, perché se prima non dovevamo pensare, non dovevamo domandare, dopo la guerra, durante la cosiddetta denazificazione, invece tornando a scuola, volevano invece che pensassimo, che avessimo un'opinione, e non riuscivamo. Non riuscivamo a esprimerci. Noi ci interroghiamo tuttora come è possibile, diciamo, un fenomeno di censura così rigorosa, così stretta. Eppure c'è stata. E quindi, più che dare risposte, sono punti interrogativi che ci dobbiamo porre per capire perché può tornare a succedere, come operano certi meccanismi del potere, quando il potere ti vuole impedire l'accesso a determinate opere o determinati strumenti. Perché non basta bruciare i libri, poi si epurano le biblioteche o si chiude l'accesso alle biblioteche, perché è capitato anche questo. Insomma, sono problemi abbastanza complicati che ci possono aiutare a capire come bisogna reagire a situazioni in cui il potere ti può chiudere le porte. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Da questo ostracismo rimane escluso un grande scrittore bavarese, che sarà il protagonista della poesia di Brecht, che prende lo spunto dall'episodio reale di Oscar Maria Graf, che, escluso dal rogo dei libri, si presenta e butta nel rogo i suoi libri, perché non è stato, come dire, designato, e vuole solidarizzare con gli altri amici, colleghi, scrittori, artisti che sono stati banditi dai nazisti. Quando il regime ordinò che in pubblico fossero arsi i libri di contenuto malefico e per ogni dove furono i buoi costretti a trascinare ai roghi carri di libri, un poeta scoprì, uno di quelli al bando, uno dei meglio, l'elenco studiando degli inceneriti, sgomento, che i suoi libri erano stati dimenticati. Corse al suo scrittoio, alato d'ira, e scrisse ai potenti una lettera. «Bruciatemi!» scrisse di volo. «Bruciatemi! Questo torto non fatemelo! Non lasciatemi fuori!» «E forse la verità non l'ho sempre nei libri miei dichiarata? E ora voi mi trattate come fossi un mentitore! Vi comando, bruciatemi!» Di chi sono i libri distrutti? Quanti sono gli autori a cui sono state strappate le pagine, come fossero braccia, come fossero gambe? Non era come bruciare carta qualsiasi.
si sentiva l'odore acre, pungente della carne di uomini e donne, perché di donne e uomini era l'anima che bruciava. Da una parte c'è quello che il regime considera giusto e dall'altro tutto ciò che viene considerato al di là di questa linea di giustezza, che è quello che viene definito carattere ebraico dell'arte piuttosto che appunto l'arte degenerata, cioè tutto ciò che rappresenta quelli che agli occhi dei nazisti sono elementi negativi della società. Quando si parlava dell'arte degenerata, per esempio, il nazismo negava validità a tutta la rappresentazione che all'inizio, soprattutto all'inizio degli anni 20, da Beckmann a Gross, si fa delle miserie, dell'inflazione e della sconfitta. Tutto ciò che deve essere messo in risalto è solo l'aspetto positivo, quindi il carattere militaresco. Se voi aveste presente delle immagini della pittura del periodo nazista, voi vedete la presenza così forte di questo elemento militaresco, statico, assolutamente statico. Non esiste movimento nell'arte nazista, perché la Germania è tutta d'un pezzo. Tutto quello che fuoriesce da questo immaginario è arte degenerata, è un mondo che va distrutto. Tuttavia, il disegno poi dei nazisti di amputare la storia e la cultura della Germania di un patrimonio così rilevante, nel complesso è fallito. È fallito perché nell'emigrazione si sono ricreate le basi di una grande cultura non solo nella letteratura, ma anche nelle arti figurative. Perseguitati come negatori del nuovo ordine nazista, i maggiori esponenti della cultura tedesca, artisti, scrittori, scienziati, prendono la strada dell'esilio. Anche il maggior scrittore di lingua tedesca, Thomas Mann, è costretto ad emigrare. Neanche la scienza poté sottrarsi all'obbligo di sottomettersi all'ideologia nazista. Nelle università, la teoria della relatività di Einstein viene liquidata come una speculazione ebraica. D'ora in poi, viene ordinato ai professori universitari, il vostro interesse deve essere volto non a determinare se una cosa è vera, ma se concorre allo sviluppo del nazionalsocialismo. Anche Sigmund Freud è costretto all'esilio a Londra. Le precarie condizioni di salute lo costringono però a una sosta forzata a Parigi, ospitato dalla principessa Marie Bonaparte. Nel 1936-37 la persecuzione antisemita è già ad un punto avanzato. In tutta la Germania non c'è più un impiegato ebreo. I matrimoni tra ebrei e ariani sono proibiti. I rapporti extraconiugali tra ebrei ed ariani sono puniti con pene che vanno fino alla morte. Gli israeliti sono allontanati dalla scuola, dall'esercito, dalle libere professioni. L'esodo degli ebrei perciò è massiccio, anche se molti, affezionati alla loro patria, non trovano la forza di abbandonarla. Ancora pochi mesi e comincerà la politica di violenza pianificata che nel giro di pochi anni si concluderà con i campi di sterminio. Mia madre abbandonò la famiglia che io avevo 4 anni, mio fratello 19 mesi. E stranamente mi ricordo anche molto bene quel giorno, anzi era sera, e lei disse, Helga, io avevo 4 anni, la mamma deve andare via.
e io... Devi andare via? No, la mamma deve andare via, non metterti a piangere. E io mi messi a piangere. E lei ha detto, Helga, sempre a piangere. Tu adesso devi fare la grande, la mamma deve andare via. Io vedevo già la sua valigetta vicino alla porta. E io mi sono aggrappata a lei, ai suoi capelli, avevo capelli biondi, lunghi così, e piangevo. Non lasciarmi, non andare via. Mamma, muti, si diceva, non lasciarmi. Io capivo comunque a 4 anni che c'era qualcosa di irreparabile che stava succedendo, che questo io devo andare via sarebbe stato così istintivamente una cosa definitiva. Infatti lei se ne andò. Io non sapevo, nessuno in famiglia mi aveva mai detto veramente per quale motivo lei se ne fosse andata. Lo seppi poi 30 anni dopo. Vivevo in Italia, avevo un figlio di 5 anni e, essendo madre io, ad un certo punto volevo trovare e conoscere mia madre, perché c'è stato questa nebbia dietro. Non capivo chi fosse, chi era, chi sarebbe stato dopo. L'ho cercata, l'ho trovata, sono andata a Vienna. Solo allora seppi per quale motivo se n'era andata. Lei mi ha portato in una stanza per farmi vedere una cosa. Ed era un uniforme che era in un armadio. E io non capivo. E lei dice, perché non ti provi questo uniforme? Io non capivo davvero il perché. E lei dice, è sempre stato il mio sogno, vedetela addosso. E poi con questo uniforme sono stata arrestata. Sei stata arrestata, ma dove? E a Birkenau, dice. Birkenau? Auschwitz. Cosa facevi ad Auschwitz? La guardiana. In quel momento seppi per quale motivo all'epoca nel 41 se ne fosse andata. Si era arruolato nelle SS, più precisamente nella Waffen-SS. Mia madre quella volta nel 71 disse in tedesco, tradotto significa, ma noi abbiamo fatto un addestramento desensibilizzante per poter resistere alla crudeltà, alla barbarie dei campi di sterminio. E quindi ci fu un colloquio molto piuttosto duro quel giorno, nel 1971. Lei ci credeva ancora. Tu, come guardiana in un campo di sterminio, avevi in mano il potere di fare morire un ebreo che era sotto la tua custodia solamente perché non ti salutava come ti pareva, e questo era potere, e tu hai abbandonato tutto per questo. Ciò che è accaduto in Germania non è un fatto come tanti altri nella storia. Nel senso che, se appiattissimo il discorso, ogni strage è uguale a un'altra, non è vero. Ogni fenomeno va analizzato di per sé, e l'unico insegnamento in fondo che possiamo trarre è sperare che la consapevolezza di ciò che è accaduto non induca gli uomini a ripetere le stesse nefandezze. Io dico spesso che veramente credo che non ci sia scrittore che abbia sufficienti parole per descrivere tutto quello che i nazisti avevano fatto agli ebrei, ma anche a omosessuali, a ecclesiastici, ai prigionieri. Quindi credo che questa storia debba essere tramandata con libri, con testimonianze, e con, così i giovani ti sentono parlare e diventano a loro volta testimoni.
In un paese come l'Italia, che non aveva mai conosciuto persecuzioni razziali, si crea artificiosamente una questione ebraica. Ben presto saranno promulgate le prime leggi razziali e cominceranno le persecuzioni agli ebrei. Con il nome di passo romano viene introdotto in Italia il passo dei soldati nazisti. Addirittura con le leggi razziali del settembre del 38, in Italia ci sono delle normative anche più severe di quelle che erano state emanate in Germania con le leggi di Norimberga, per quanto riguarda per esempio l'espulsione degli ebrei dalle scuole. In Germania gli ebrei avevano potuto continuare a frequentare le scuole, furono cacciati dopo. In Italia da subito si inibisce la frequentazione delle scuole agli studenti ebrei. Questo naturalmente spiega alcune cose, non spiega tutto, non spiega perché poi nel 38 il problema esplode e non esplode come qualcuno vuole dire per influenza della Germania. La Germania non ha mai chiesto che l'Italia perseguitasse gli ebrei, esplode per una ragione interna al regime italiano. La proclamazione dell'impero è l'inizio delle leggi razziali in Italia, che non sono le leggi contro gli ebrei, sono le leggi contro gli africani, contro i meticci, contro i nuovi sudditi africani dell'Italia, che l'Italia non riconosce come cittadini. Capitale sonnecchiante, con le sue misere baracche e i rozzi tukul, dove la vita si svolgeva lenta e primitiva, e 100.000 esseri umani, vero branco di schiavi, languivano nell'abbandono e nella sporcizia, all'ombra e nel terrore della corte tafariana. Poveri bimbi intristivano nelle malattie e nel sudiciume, e nei vecchi mercati carovane disordinate, sfuggite ai predoni, portavano i magri prodotti di una terra trascurata. E naturalmente questo non ha impedito che si ripetessero certi episodi, che si facesse sì che potesse sembrare che ogni episodio ripete situazioni già viste, la distruzione della biblioteca di Sarajevo, che risponde a una vecchia logica, quella di distruggere l'avversario, ma soprattutto di far sì che si perda la memoria, la sua memoria, la sua identità. Il saccheggio del museo di Baghdad sembra avere le stesse caratteristiche, la distruzione di certi simboli religiosi in Afghanistan sembra avere la stessa origine, ripeto, fenomeni sempre diversi, ma in un certo senso anche sempre uguali. Alcuni eventi, è vero, si ripetono. Milioni di pagine, dall'antichità ai giorni nostri, sono state distrutte dal fuoco, con atti simbolici dalle fosche implicazioni. Ha ragione Heine a sostenere, 100 anni prima del nazismo, dove si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini. Ricordate la giovane Elfriede Brüning? L'avevamo lasciata nella piazza di Berlino, quella tremenda notte del 10 maggio 1933. Lei non ha mai lasciato la città, ha continuato a scrivere, è stata arrestata e ridotta al silenzio per anni. Oggi, alla fine della nostra storia, è una signora ultracentenaria, una testimone del Novecento, che ha dimostrato con la sua vita che si può resistere e sopravvivere alla barbarie.